Io non ho fatto la rassegna stampa questa settimana perché ho avuto vari problemi. Però qui ho un foglietto molto divertente che mia moglie è andata a Roma e me l'ha portato, lo stava distribuendo una vecchiarella ridotta male in metropolitana a Roma. Questo foglietto è Battesimo dei non nati. Attenzione, il cardinal Ugo Politti, vicario generale di Sua Santità, ringrazia il sacerdote Nicola Rossi per la stampa e la diffusione dell'atto di riparazione e con stima saluta e benedice. Battesimo dei non nati. Atto di riparazione per il delitto dell'aborto ad un anno di distanza. Questo veramente è una porcheria. Questo significa lavorare per autocolpevolizzare le persone, significa distruggere l'emotività delle persone per sottometterle alla distruzione, per metterle in ginocchio. La lotta che fanno i cristiani contro l'aborto è una lotta per avere il diritto a trafficare in schiavi, a vendere schiavi. È una delle cose più infamanti e più sporche che esistono perché hanno lo scopo di togliere l'autodeterminazione della donna all'interno del servizio del sistema sociale. Pronto? Pronto? Sì. Ciao Claudio. Ciao, dimmi. Sì, te lo dice uno che è cattolico. E la cosa non è che mi disturba tanto questo, perché quello fa parte all'interno di una confessione religiosa, uno può fare quello che vuole, un battesimo è una cerimonia. Ma io stamattina ero sintonizzato su Radio Maria. C'erano dei professori, un sacco di personalità e io mi chiedo se bisogna studiare tanti anni per dire così tante castronerie, è meglio che uno dopo 5 anni di scuola smetta di andare a scuola. Perché è assurdo, è la stessa chiesa che ha accecato Galileo Galilei. E più o meno. E te lo dice uno che è cattolico. Mi diventa difficile essere poi anche cattolico di fronte a questo tipo di cattolici, a questa ottusità, a questa chiusura. Se uno vuole abortire, che abortisca domani. È la radio vicina per caso? No, è spenta. È strano, ti sento malissimo. Va bene, comunque. Probabilmente è una questione di segnale o telefonino. Poi qui sta piovendo, probabilmente. Può essere. E non ti dico, guarda, mi ha disturbato. E secondo me vedrai che ci sarà una scalata alla 194, con buona pace di molte persone che questa 194 l'hanno voluta con forza e che probabilmente da domani saranno assieme questi cattolici per modificarla o per toglierla solo per togliersi un sassolino dalla scarpa. Ah, beh, no, non mi Eh? stupisco. Com'è? Non mi stupisco. Vedi, quando si hanno le chiese di fronte, è difficile, perché poi le chiese diventano un patrimonio delle persone e l'intelligenza di queste prevarica, l'ignoranza, o perlomeno cerca di prevaricare l'ignoranza. Chi rimane un attimino con gli occhi disincantati riesce a vedere tra le righe pur rimanendo in quel credo, però con molta difficoltà, con molta difficoltà. Saluto. Ciao, Ciao grazie. Claudio. Ciao. Io no, non ho parole per commentare questo. Chiaramente lui dice io sono cattolico, sono cristiano, vabbè, è una scelta tua che fai. E dici di non essere d'accordo con chi fa ste porcate, questo bene. Quello che io so è questo, è che al di là del credo in se stesso, i germi di libertà si insinuano nelle persone. Cioè, io non credo che le persone vengano mai messe talmente in ginocchio da non essere più in grado di distinguere la realtà che le circonda. Comunque, in ogni caso, c'è una vita da vivere, ci sono delle contraddizioni da affrontare.
E che ci sia un tentativo di rimuovere la 194, di rimuovere il diritto di aborto, cioè, che poi non toglie niente a nessuno. Cioè, io sfido, potrei tranquillamente sfidare la Chiesa Cattolica o questi cattolici che fanno queste porcherie a dire socialmente, a fare una campagna sociale per esporre le loro ragioni. Cioè, se loro hanno delle ragioni contro l'aborto, ragioni valide, ragioni, non c'è bisogno di una legge o della galera o del campo di sterminio per impedire alle persone di abortire. Se le ragioni sono valide, le ragioni arrivano ad avere un loro spazio. Ma quando è necessario sopperire con la galera, sopperire con la proibizione, e sopperire in questo caso, come questo volantino, a una costrizione morale, una colpevolizzazione morale delle persone, è un atto ignominioso. Perché questo? Perché esistono vari gradi, cioè se io dico una volta alzavano i roghi, dico oggi non alzano più i roghi, però la forza che spingeva per alzare i roghi in molte persone c'è ancora e si esprime in maniera diversa. Cioè ha delle modalità di espressione diverse. Il problema è che i roghi o non i roghi non dipendono dalla persona che ha quella tensione, ma dipendono dalle condizioni sociali, dalle condizioni economiche, dalle condizioni nazionali che ti permettono o non ti permettono di alzare i roghi. Pertanto, il discorso che domani rialzano i roghi potrebbe sempre essere, esattamente come possono sempre rimuovere sta legge 194, perché in fondo le persone sono bestiame, cioè si possono comprare e vendere. Io non credo che le persone che oggi sono nel PD, nella sinistra democratica abbiano ancora un retaggio di ateismo, ma non dell'ateismo perché sappiamo benissimo che Dio è una truffa e ci giochiamo, ma di quell'ateismo che fu quell'ateismo militante per uscire dal giogo cattolico. Cioè, quello non ce l'hanno più. Sì, sanno benissimo che ormai l'ateismo è una truffa, però in fondo le persone si possono comprare e vendere. La vera partita non si gioca nella credenza della religione cattolica o della non credenza. Cioè, il cattolicesimo, il cristianesimo, cioè l'idea di Dio, l'idea biblica, è stata completamente distrutta a livello culturale. Ciò che non è distrutto è a livello delle persone. Cioè, sono le persone la vera massa di manovra è il vero potere che rappresenta all'interno di un sistema sociale. Cioè, è la quantità delle persone che determina il potere. La quantità e la qualità, chiaramente. La qualità e la quantità hanno una relazione dialettica fra le due cose. Ma sono le persone. Anche se nell'università gli dai una Bibbia a uno, uno ti ride in faccia. Pronto? Anche Dio, se gli dai una Bibbia a uno, uno chiaramente ti ride in muso, ma le persone ci credono ancora, cioè le persone vengono addestrate a credere, vengono addestrate a sottomettersi. Cioè il fatto stesso che il cattolicesimo ha dovuto cambiare, il cattolicesimo e il cristianesimo, la sua visione di Dio, il suo modo di vendere l'immagine di Dio, avete sentito l'anno scorso, no? Quando Wojtyla ha detto Dio non ha la barba, non è un vecchio con la barba. In effetti fu un'immagine rubata dal paganesimo greco e romano, cioè l'immagine di Zeus e di Giove. Voi se vi trovate le immagini, per esempio, degli evangelisti, di questi mentecati dal mio punto di vista, ma qualcuno può trovarli anche in maniera diversa, le trovate ad immagini e somiglianze che somigliano tutti quanti a dei Socrate, a dei Platone, a gente del genere, in realtà, insomma. La qualità dell'espressione, la qualità del pensiero è molto diversa. Anzi, non aggiungo altro, ho già aggiunto in passato. Per cui è chiaramente un gioco, e il gioco è quello delle persone, cioè sono le persone importanti. Perché, per esempio, noi usiamo internet, no? Cioè noi abbiamo aperto questo sito su internet come un po' tutti, ormai tutti aprono siti su internet, non c'è niente di particolare. A noi ci interessa avere collegamenti con altre realtà che anche loro sono su internet, che vanno fuori, insomma. Cioè praticamente una piazza di discussione, ecco, questo è. Però l'importante non è internet, l'importante sono le persone fisiche. Cioè sono le persone che sono realmente importanti. È l'uguaglianza delle persone all'interno del sistema sociale, è la capacità delle persone di prendersi in mano la responsabilità della vita che è importante, non tanto
le persone virtuali, cioè persone virtuali non ci interessano, cioè, l'importante è la presenza fisica della persona, l'interessamento della persona, la sua capacità di coinvolgimento nel sistema sociale. E purtroppo è una cosa che sta mancando, e sta mancando in maniera veramente pesante. C'è una constatazione che ho fatto l'altro giorno. Nel sistema sociale che noi viviamo ci sono una quantità di informazioni, una quantità di dati che nella storia dell'avvento del cattolicesimo ad oggi non c'è mai stata. Cioè c'è la possibilità di ricercarsi talmente tante nozioni, talmente tanti dati che non c'è mai stata nella storia dell'avvento del cattolicesimo fino ad oggi. E allora perché le persone non riescono a modificarsi? Perché c'è una rottura, cioè le persone non hanno l'abitudine di guardare l'intento, cioè di avere l'intenzione di sviluppare se stessa, di raggiungere degli obiettivi, di modificarsi giorno per giorno. È stata rapinata fino al punto dall'infanzia, cioè l'infanzia le ha educate al punto tale di essere private di se stesse. Private di se stesse, anche se loro hanno milioni di nozioni attorno, non hanno né l'intento di andarsi a cercare le nozioni, né sanno che uso farsene. Cioè, non, praticamente non conoscono l'interazione che esiste fra vita quotidiana e la nozione astratta, cioè non vedono la connessione. Per cui c'è una cecità, cioè, che è l'effetto in fondo della magia nera questa, per cui in questo sistema sociale si possono dare tutte le informazioni possibili e immaginabili, tonnellate, valanghe di informazioni, tanto non esiste il soggetto o esistono pochi soggetti che hanno la capacità di andarsi a ricercare le informazioni e di modificarsi, perché ricordiamo che fagocitare un'informazione significa modificarsi. Cioè, se io penso che anziché essere piatta la Terra è rotonda, provo a navigare e a fare il giro della Terra. Allora, non è che penso soltanto che la Terra è rotonda, ma nel pensare che la Terra è rotonda metto in essere delle operazioni per fare delle modificazioni del mio modo di essere. Allora, quella idea che ho avuto, quell'intuizione che ho avuto, che la Terra era rotonda, modifica me stesso perché modifica il mio fare. Bene, questo vale per tutte le nozioni della quotidianità, vale per tutte le nozioni astratte. Chiaramente dobbiamo avere sia l'intento dove andare, sia sapere cosa prendersi, cosa cercare, cosa voglio. È questo che manca nelle persone. Le persone sono più educate a sentirsi parte di un gregge che non essere i protagonisti della vita, gli dèi della vita. Cioè manca nelle persone la capacità di determinare se stesse. E col coraggio dello stregone io ho tentato di fare questa operazione. È lo stesso discorso che ho fatto anche l'altra volta parlando delle coppie di fatto. Parlando della battaglia che esiste in questo momento, la battaglia umana che esiste in questo momento, per riconoscere la famiglia degli individui in contrapposizione alla famiglia dei ruoli. Ed è una cosa importantissima, è una cosa magica questa. Io qui ho alcuni fogli di giornali che mi ha mandato una mia amica, è datato da Don Orione Oggi. Numero 4 1999, confidenziale. Nessun essere umano è solo, le coppie di fatto. Cioè, gran parte dell'opinione pubblica, giornali e televisioni hanno commentato questo voto come un'affermazione di civiltà, un passo avanti nel progresso dell'umanità, bollando di oscurantismo clericale la posizione ribadita con vigore e chiarezza dalla Chiesa e sugli organi di informazione ecclesiali. I cristiani, infatti, non possono mai rinunciare ai principi strettamente collegati con i valori e i diritti della persona umana. La fecondazione eterologa od omologa nel matrimonio ed estesa a coppie non sposate tocca questi principi e valori. Ragazzi, ma ricordiamoci questo, che l'unica inseminazione eterologa la Chiesa Cattolica la mette solo per la Madonna. Andiamo via di testa. Pronto? Scusa se intervengo, Dimmi. Giampaolo. Dicevo, non riconoscere la saggezza del corpo, vorrei che tu mi spiegassi il perché. Vedono il corpo pagano, cioè loro hanno il terrore, mi riferisco sempre ai credenti, il terrore del paganesimo, che quasi nel corpo è uno schifo in un certo senso, è materia, è becero, è
E per me è pagano il corpo ha una saggezza pagana, il mio fisico sente quando non deve fare determinati passi e questo quasi disturba il potere clericale e quasi frustra, ti fa capire che il corpo è qualcosa di pesante, qualcosa che non va assolutamente. Spiegami qualcosa, se hai del materiale per spiegare questo che sto chiedendoti adesso, non so se riesco a spiegarmi perché meglio non riesco a fare, no? Però sento che il corpo è retto, è un corpo, è, il corpo è sano, è vigile e naturalmente il corpo quando sottostà alla mente talvolta perversa, ne subisce le conseguenze. Non so se riesco a spiegarmi meglio di così, non riesco. Va bene, ti dirò qualcosa. Ciao Claudio. Ciao, grazie, ciao. Io vorrei sapere se l'inseminazione eterologa è ammessa soltanto per la Madonna, perché non ce lo dimentichiamo questo discorso qua. Credo che ci fosse anche su un giornalito anticlericale questo discorso, da qualche parte, no? Nell'esito della votazione dell'articolo 5, ha scritto Gianni Concetti sull'Osservatore Romano del 26 febbraio 1999, non esce sconfitta l'etica cattolica, esce sconfitta, umiliata la famiglia, o meglio, quel modello di famiglia che da secoli costituisce la culla della civiltà e il caposaldo della società. Questo è sempre dal giornale Don Orione, da secoli costituisce, attenzione, il modello di famiglia che da secoli costituisce la culla della civiltà e il caposaldo della società. Padri padroni, violenza in famiglia, distruzione degli esseri umani, assoggettamento, stupri. Ricordiamo che la famiglia dei ruoli è stata questa nella storia. Non... Pronto? Ciao, dimmi. Sì? Non so che... Oh, Madonna. No, no, basta, dai. Anche... Sì, più pesante ancora. No, io devo essere più pesante ancora. Grazie. Sì, non lo so, mi picchi, mi strozzi, vabbè, ok, ciao, ciao, ciao. Sì, no, io so che sono pesante, ma non sono io pesante, è la vita che è pesante, la vita che deve essere affrontata, e la coercizione è ancora più pesante, se non sono pesante io, vabbè. Allora, diciamo un attimo. Il modello di famiglia che da secoli costituisce la culla della civiltà e il caposaldo della società. A me non mi piace il modello di famiglia dei ruoli, mi piace la famiglia degli individui. Mi piace gli individui che decidono di vivere assieme e che decidono di non vivere assieme. Mi piace gli individui che possono scegliere e gli individui che non possono scegliere. Ciao! A me, io questo è quello che voglio. Non voglio un altro modello. Ciao! Scusa un attimo solo, scusate, ma è venuta una visita. E io, siccome non ho fatto rassegna stampa sta settimana qua, no? E della famiglia dei ruoli, ma ve ne parlerò sempre della famiglia dei ruoli, della famiglia degli individui, perché le persone devono conquistarsi, attimo per attimo, qualunque tipo di relazione costruiscono. Cioè, è inutile dire, bon, adesso mi te go sposà, e adesso te si roba mia, no col cavolo, adesso mi te go ciapà e adesso te si roba mia, no col cavolo. Cioè, una relazione va sempre costruita sia con i partner, sia con i figli, sia col sistema sociale, sia con tutte le persone, sempre va costruita e ricostruita la relazione. E comunque continueremo sempre a parlare di questa famiglia dei ruoli in contrapposizione con la famiglia degli individui. E a me non mi interessa da chi è composta una famiglia, mi interessa che le cose siano armoniose, che le persone stiano bene, che possano costruire se stesse. Allora,
Passiamo invece a un altro argomento, dai, visto che non ho fatto la segna stampa, perdonatemi questo. Così mio amico Ivano e Laura, visto che mi hanno mandato, ho trovato sì quello che mi avete mandato, me lo leggerò con accuratezza perché ho visto, mi interessa in effetti, mi interessa moltissimo, lo studierò attentamente. Un amico mi ha regalato un libro, cioè probabilmente o lo voleva buttare nell'immondizia, ha detto piuttosto che buttare nell'immondizia lo regalo a Claudio, ed è Io credo in colui che ha fatto il mondo di Zichicchi. Questo personaggio veramente schifido, cioè una cosa, o proprio, è come Zichicchi ha fatto lo scienziato fisico e pretende di parlare di trascendenza, è come andare da Maradona e chiedere di parlare del disagio sociale a Napoli. L'ho già detta questa, ma la ripeterò ancora perché mi piace moltissimo il concetto, no? Attenzione, dici di Zichicchi, pagina 156. Ivano e Laura, se la prossima puntata trasmissione dopo volete dirmi parolacce per questo, cioè, oppure dire delle cose diverse, ditele pure, non vi preoccupate, non ce l'ho con l'ateismo, è il contrario. L'ateismo, dice Zichicchi, nega il trascendente, per l'ateismo esiste solo l'immanente, nell'immanente il rigore logico porta alla matematica e alla scienza. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, non esiste alcun teorema di matematica che neghi l'esistenza di Dio, né esiste alcuna scoperta scientifica che neghi Dio. Pertanto, attraverso l'uso più rigoroso della ragione e lavorando nell'ipotesi che non esista il trascendente, si arriva a un risultato chiarissimo. Né la logica matematica né la scienza permettono di concludere che Dio non esiste. Questa è di una porcheria immane. Allora, io vi leggo dal libro dell'Anticristo, siccome ce l'avevo qua, da un pezzo della Critica alla ragion pura di Kant, che è stato scritto nel 1780 qualcosa, dice Kant nella Critica alla ragion pura, si è in ogni tempo parlato dell'essere assolutamente necessario e non si è pensato tanto da darsi la pena di intendere se e come si possa anche solamente pensare una cosa di questa specie, quanto piuttosto a dimostrarne l'esistenza. Cioè dice che piuttosto che andare alla ricerca della dimostrare l'esistenza, come mai che te va a pensare a una roba del genere? Cioè quei sei elementi che ti porta a pensare a una roba del genere, questo è che devi pensare, non a dimostrare l'esistenza. Ora, di certo, è molto facile una definizione verbale di questo concetto. Chi cioè esso sia qualche cosa, il cui non essere è impossibile. Ma con questo non se ne sa niente di più circa le condizioni che rendono impossibile considerare come assolutamente impensabile il non essere di una cosa, e che sono precisamente quel che si vuole sapere, ossia se questo concetto, se con questo, ossia se questo concetto pensiamo qualche cosa o no. Cioè, col concetto di Dio pensiamo qualcosa? No, non pensiamo assolutamente a niente. Pensiamo soltanto a un oggetto attraverso il quale sottomettere le persone. Ora, il buon Zichicchi, fra virgolette, naturalmente, lui ci dice che in fondo la matematica e la logica non dimostrano che Dio non esiste. Ma il problema è che non lo dimostrano perché non esiste, cioè non esiste nessun Dio all'inizio dello spazio e del tempo. Non esiste nessun essere assolutamente necessario che possa determinare questo tipo di concetto. Esiste solo un concetto fantasioso. Ciao Nico! Aspetta. Un attimo solo, scusa. Riprendiamo un attimino il discorso sull'ateismo. Cioè, il problema è che addirittura abbiamo sto Zichicchi che costruisce degli schemini, dice l'antinomia dell'ateismo, Dio esiste, dunque immanente, scoprire che Dio non esiste, logica matematica, scienza galileiana, non scopre il teorema della negazione di Dio, cioè i teoremi delle fantasie, ma neanche di Babbo Natale voi non troverete mai un teorema che spieghi che Babbo Natale non esiste, voi non troverete mai questo tipo di robe.
problema è che Zichicchi ormai si è messo in ginocchio e lui vuole dare una mano a dimostrare che l'ateismo e qualunque altra posizione personale nei confronti contro la Chiesa Cattolica o contro ogni Chiesa non è logica. Però non dimostra assolutamente niente, perché sono 300 anni che la filosofia ha già fatto saltare queste impostazioni e Zichicchi è solo un mentecatto. Zichicchi è un mentecatto, eh? Lo dice uno che ha terza media. per cui insomma siamo a posto nelle definizioni. Va bene, andiamo avanti con un'altra cosettina bellissimissima che dovrei avere da qualche parte. Cosa ho io qui? Vi ho parlato un attimino del 68 una volta, no? Il 68, vi ho detto che sono state una rivoluzione nel 68. Il 68 ha fatto tre tipi di rivoluzione fondamentale. Prima di tutto, nel 68 le persone hanno scoperto di esistere come enti in sé, cioè io sono importante perché sono io. La seconda rivoluzione, non faccio più figli. Dal 68 in poi i figli sono crollati, la persona hanno cominciato a dire forse non mi conviene troppo fare figli, quasi quasi, siccome io esisto, io sono una persona, è bene che determini la mia vita. E la terza è l'autodeterminazione femminile, cioè in pratica c'è stato tutto un movimento femminista, al di là dopo di come erano, perché tutti sono criticabili, che diceva io determino me stessa nel sistema sociale. Bene. Io mi sono trovato un articolo di giornale da Di Donna di Repubblica, dove Galimberti, credo sia un psicologo, mezzo filosofo, eccetera, definisce il quadro del peso femminile, del peso della capacità femminile all'interno del sistema sociale in cui viviamo e delle forze che interagiscono con questo, cioè le contraddizioni che agiscono. Lui praticamente risponde a delle lettere, però come il suo stile non risponde mai a lettere e fa un discorso suo, un discorso che è abbastanza interessante che vi leggerò. Un attimo solo, vediamo. Pronto? Pronto? Sì? Parlo Renato. Dimmi. Attento. Mi sento e ho sentito tutte le tue puntate, no? Chiese tante. È giusto? Mi ascolti tu? Sì, sono qua. Pronto? Sì? Vorrei sapere. Mi senti? Sì, ti sento. Sì. Vorrei sapere una roba. Mi non ho mai capito niente di quello che ti dici. Bene. Ma ho questo ebete, mi? Ma ho questo proprio ebete. Non so capire quello che tu vuoi dire. Va bene. Vorrei sapere una roba, no? Dimmi la roba. E manco dai che parlasse un ascoltatore che ha capito qualcosa. Va bene. D'accordo. Magari è un piacere proprio. Sì. Perché continuo o che so ebite mi? Va bene. Del tutto? Sì. No, ho perso proprio scappato. No, ho capito. Ma voglio sapere. Va bene. Qualche d'uno se ha capito qualcosa. Va bene, d'accordo Nato. Ciao. Ciao. Naturalmente invito i radioascoltatori a non telefonare. Allora, cosa dice sto Galimberti? Abbiamo dalla Repubblica del 15 giugno, di Donna del 15 giugno. Tutto vero, tutto giusto, ma al di là della polemica solleviamo il discorso per capirlo un po' di più. Dalla notte dei tempi, fino a 50 anni fa, lo spazio espressivo della donna era fondamentale. Non rispondo alla telefonata finché non ho finito di leggere. Lo spazio espressivo della donna era fondamentalmente circoscritto alla riproduzione sessuale, mentre quello dell'uomo si estendeva alla produzione sociale, che non avveniva come proseguimento di quello sessuale, ma si esercitava su di essa per risolvere il significato di madre in quello di genitrice, per assorbire il significato di genitore in quello di padre. La differenza non è da poco e l'inganno ideologico è evidente, perché la coppia parentale, non rispondo alle telefonate, ripeto ancora, genitore e genitrice, paritetica nella generazione, diventa gerarchia nella rappresentazione della società, dove da sempre si celebra il nome del padre, non per una volgare prepotenza sull'uomo o sulla donna, ma perché separando la riproduzione sessuale dalla produzione sociale si è neutralizzata la natura nella cultura che prodotta dall'uomo è perciò stesso il territorio del suo incontrastato dominio. Entrando nella produzione sociale, la cultura, voi donne, che non siete più solo casalinghe, avete scompaginato le carte, smascherando l'inganno ideologico e attirando l'ira di quante
donne in quell'inganno sono rimaste, riconfigurando una società dove la donna non è più solo depositaria della natura, ma protagonista della cultura, fino a ieri esclusivo territorio del maschile. È naturale che chi è rimasto legato al vecchio schema ce l'abbia con voi. E qui penso agli uomini sempre più titubanti e incerti e alle donne che non hanno avuto la possibilità o la voglia di compiere quel passo, vittime di due gelosie e di una vita che rasenta l'impossibile. Consolatevi pensando che avete fatto la più grande rivoluzione strutturale a cui la storia ha assistito, mescolando il regno della natura con quello della cultura, che gli uomini e le donne dedite solo al loro uomo tenevano gelosamente separate. Cos'è questo discorso che fa Galimberti? Vediamo un attimo, dopo lo spiego. Sì? Pronto? Sì? Sì, ciao, sono Andrea. Ciao, dimmi Andrea. E come sai che si chiama che l'ascoltatore che ha telefonato prima? Che l'aveva capito? Roberto, credo. Roberto? Ti si trovi un ebete, perché come che te hai capito i Vangeli, che te hai spiegato il prete, tu dovresti capire anche questa roba qua, che basa sue letture serie anche questa roba qua. Saluto, ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao, grazie a te. Grazie, ma non è necessario rispondere a questo tipo di provocazioni. Comunque ringrazio. Allora, qual è il discorso? Oh, è arrivato Mario, che bello! Due minuti Mario e poi ti lascio tutto. Voglio spiegare un attimino questo concetto. Praticamente cosa è successo nella storia? Che dei legami, degli intreppi, degli ostacoli allo sviluppo umano sono stati eliminati. Eliminare degli ostacoli allo sviluppo umano si è permesso a una parte del sistema sociale, che è l'altra parte del cielo, di entrare con tutta la sua forza. È chiaro che questo ha tutta una serie di contraddizioni, è chiaro che questo verrà continuamente ostacolato, alcune volte sarà buono, altre volte non sarà buono, altre volte darà grossi frutti, altre volte farà ridere, ma comunque è la vita che si costruisce un po' alla volta, e un po' alla volta questo è destinato a crescere, ci vuole cultura, ci vuole tempo, però l'importante è la determinazione delle persone che lo fanno. Ultima telefonata. Pronto? Pronto? Ah, ciao. Sono Alessandro. Bravissimo. Il signor Vecchi vuole sapere tutto, che sa tutto, che lui non sbaglia mia. Vuol dire che nel 68 si è fatto sia per la rivoluzione, che dice, ma no, perché sia fatta da intelligenza, è fatta da cultura ebraica, perché ciao Alessandro, devo chiudere. Aspettamento, la matriarcalità, la cultura ebraica, quello che vuole cultura ebraica, l'anticultura contadina. E ora, signori cari, fate colpo di giudizio, va bene. E Giuseppe sta bene, ciao, ciao, ciao. Fiumi, se diversa la storia, ciao. Siamo a cultura ebraica, Marta, se la detta che qui. Ciao, Marco, segna pure, Dio. Va bene, abbiamo ascoltato anche Alessandro. Io sono Claudio Simeoni, vi do appuntamento per stasera alle ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi tratterò Trascendenza e Immanenza nel Paganesimo Politeista, e fra poco comincerò a leggervi anche Gli Spiriti e gli Dei, il concetto di spiritismo e con un po' di sciamanesimo. Questo trattato lo porterò anche sull'altipiano di Asiago per chi viene. Dunque, appuntamento per le ore 19 con Magia, Stregoneria e Paganesimo, e appuntamento a giovedì prossimo, ma alle ore 19 poi ci parliamo. Grazie per l'ascolto e a risentirci fra poco.